presidio nei pressi del comune di Salerno da parte del Comitato Salute e Vita, che ha avanzato una serie di richieste relative alla questione delle fonderie Pisano, a cominciare dalla possibilità per il comune di costituirsi parte civile nell'udienza preliminare prevista per il 3 ottobre per il rinvio a giudizio dell'intero consiglio d'amministrazione delle fonderie. Innanzitutto c'è stata l'ispezione nuova dell'ARPAC che ha stabilito che vengono reiterate le inadempienze delle fonderie Pisano dal punto di vista della ottemperanza a quello che erano le prescrizioni dell'AIA del 2012, e cioè l'AIA fu rilasciata sulla base della necessità che fossero osservate una serie di BAT, che sono le migliori tecnologie possibili, con riferimento ai diversi settori per i quali le fonderie Pisano incidono: produzione di diossina, fumi nell'aria, polveri sottili, inquinamento acustico, inquinamento della terra. Ora, già nel 2017 l'ARPAC aveva rilevato che ben 9 BAT non erano state applicate. Dopodiché nel 2018 febbraio la Regione aveva diffidato le fonderie Pisano ad ottemperare, dando un termine di 60 giorni. Nel luglio, finito questo, è cessato questo termine, nel luglio del 2018 di quest'anno l'ARPAC ha fatto la sua verifica, ha verificato che non hanno ottemperato. Quindi noi chiediamo la chiusura per il contrasto con la normativa di settore. Vi è una grave situazione sanitaria e ambientale che va affrontata. Dopodiché ricordiamo che già nel 2015 il Comune di Salerno, ha un peccato originale, dimenticò di costituirsi parte civile. Lo annunciò e poi dimenticò. È gravissimo, vogliamo che ciò non si ripeta, per questo il 3 ottobre ci aspettiamo che il sindaco si costituisca parte civile a tutela di tutta la popolazione. Avete chiesto un incontro con il sindaco? Ci sarà? Abbiamo chiesto un incontro con il sindaco, stiamo aspettando la data, se non oggi va bene anche una data, ma oggi vogliamo la data, perché già la settimana prossima incontreremo il sindaco di Baronisse e di Pellezzano, incontreremo i vertici dell'ASL, incontreremo l'Istituto Zeoprofilattico del Mezzogiorno per lo studio SPES. Tutti ci danno questo incontro perché sanno e comprendono che la popolazione è gravemente preoccupata per la sua situazione, per ciò che vive a causa delle fonderie Pisano, che ricordiamo dal 2004 ad oggi continua a essere fuori legge. Solo il sindaco di Salerno dimentica di essere il sindaco di Salerno, forse Fratte, Matierno, Cappel, il centro di Salerno, perché le puzze nauseabonde delle fonderie Pisano, le polveri nere arrivano nel cuore della città, alla stazione del comune di Salerno. Il sindaco questo lo dimentica, che lo ricordiamo stamattina.